dicevano: se hai qualche dubbio sulle ROM, chiedi a Francesco. Ehi, Fra, sai se c'è MIUI 13 Android 12 per iOS? E così installai il port su questo Redmi di 3 anni fa. In effetti pochi anni, ma sappiamo com'è Xiaomi. Certo, che è un'azienda a cui non frega niente dei suoi stessi telefoni, perché tanto ne sforna nuovi un mese sì e l'altro pure. Diciamo che il fatto è che Xiaomi supporta i suoi telefoni per i canonici 2 anni che noi tutti siamo abituati, insomma, a vedere per qualsiasi produttore. Peccato che già da qualche anno a sta parte il trend stia un po' cambiando. Per esempio c'è Samsung che dà 3 anni di supporto, va per i 4, Apple soliti 5 anni, top da questo punto di vista. Vabbè, poi non sto qua a discutere sul fatto che si fa anche l'hardware in casa, va bene, c'è anche Google almeno 3 anni, quindi Xiaomi è sicuramente indietro con gli ultimi device. Dovrebbe garantire, per il top di gamma si parla anche 3 anni di update, però anche qui sono un po' promesse un po' campate per aria, perché abbiamo già visto promesse di update a device Xiaomi, Redmi mai arrivati. Quegli update che arrivavano magari sminchiavano il telefono, creavano dei casini, dei bug allucinanti, per cui non ci siamo ancora. Perciò lasciate un grosso like qui sotto. Arriviamo a 1000, a 1000 ci si può arrivare. Ho, diciamo, fatto quello che Xiaomi non ha fatto, nel senso, non ho creato effettivamente la ROM, ma sono andato a piazzare MIUI 13 con Android 12 su Redmi Note 7 device, che ormai siete abituatissimi a vedere sul canale. Devo ringraziare Francesco perché lui è quello che mi dà spunto per un sacco di nuove ROM che mi propone, che poi vado a vagliare, ed effettivamente sono tutte molto interessanti. È un port di Portzilla. Installarlo è semplice, dovete sbloccare il bootloader, questa è la procedura, diciamo, più complicata. Ovviamente fate tutto ciò, insomma, se sapete, se ne sapete di modding, se sapete quello che fate. Poi ho installato la Orange Fox Custom Recovery, ho wipato tutto, format data, ho flashato lo zip della ROM ed ecco che il gioco è fatto. Ed è basata sulla build del Redmi Note 10 Pro, lo si capisce dalla sigla SKF, con MIUI Global Internazionale, e questo è dato dalla sigla MIXM. E ora qui sorgerà spontanea la domanda, ma insomma, Nicolò, tu l'hai messo su questo Redmi Note 7, ma se io dovessi volerlo installare su un altro Redmi Xiaomi Poco, come faccio? Sorpresina, non c'è una risposta effettiva a questo problema, ed è effettivamente un problema. Dovete mettervi lì voi di lena manualmente a cercare una ROM che vada bene per il vostro device, perché deve essere specifica. A tal proposito potete guardare su XDA, però gli sviluppatori spesso sono indiani e a loro a quanto pare piacciono molto i gruppi Telegram, quindi dovreste andare nel web a cercare il gruppo per quel device che magari contiene tutta una serie di ROM che su di lui funzionano, oppure il gruppo di una ROM specifica per quel vostro device. Per esempio questa di Portzilla so che c'è anche per Poco F1, per esempio, quindi bisogna cercare. E come gira? È così così. Le animazioni sono molto laggosine, spesso e volentieri è tutto molto abbastanza rallentato. Si possono fare comunque tutte quante le operazioni, ma bisogna dare al telefono il suo tempo. Parliamo comunque di un telefono che non è più supportato ufficialmente da Xiaomi. Al 99% non vedrà mai MIUI 13, ma è capibile che giri tutto un po' in modo incriccatino a uno Snapdragon 660, un chip di 5 anni fa. È a 14 nanometri, cioè fa quel che può. Infatti Xiaomi su tanti device di bassa e media gamma va a castrare delle animazioni e degli effetti di sfocatura, perché altrimenti appesantirebbero troppo. Tuttavia questa ROM sotto questo aspetto è particolare, perché lascia praticamente tutte le animazioni, tutto il comparto, diciamo, grafico quasi tale e quale a quanto accade su device top di gamma, come per esempio Mi 11. A tal proposito ho affiancato loro due e ho affiancato anche Redmi Note 11, ok, è uscito da qualche settimana, nuovo, ci ho fatto anche un video, andatevelo a recuperare. È interessante come con questa ROM, con questo port, Redmi Note 7 si avvicini molto di più al Mi 11 rispetto a Redmi Note 11, perché ci sono le animazioni delle splash screen delle app in apertura, le animazioni delle finestre in apertura e chiusura, non sono semplificate, il blur sulla tendina delle notifiche, sul control center e anche in multitasking, la possibilità di modificare il bilanciamento energetico, settaggio in genere riservato appunto ai top di gamma, la barra laterale per scegliere delle applicazioni in modo rapido, la split screen, e hanno modificato un attimo la disposizione di alcuni quick toggle e della barra di regolazione del volume e della luminosità. Qui mi sorge una riflessione: ok, Note 7 ha Snap 660, Note 11 però ha il 680, il 680
è uscito un anno fa neanche. Hanno comunque deciso di castrare gran parte delle animazioni, che praticamente non ci sono, e degli effetti di sfocatura. Magari bastava semplificare in alcuni passaggi, ma non in certi momenti proprio eliminarle del tutto. È questo che non capisco. Mi pare eccessivo castrare così forzatamente la cosa. Stavo facendo un discorso, che vuoi? Ah sì, certo, sì, bravo. Il 20 marzo c'è stato il cambio di stagione, è primavera, è tempo di fare le pulizie di primavera, anche spolverare un po' il pavimento. Ragazzi, no, però in due siete troppi. In due no, adesso devo scegliere tra di voi due chi è il miglior robot aspirapolvere. Allora, lui è Ecovax D-Bot N8 e l'altro invece D-Bot Osmo 920. Sono molto simili perché entrambi lavano e puliscono, usano il sensore LiDAR per muoversi, cestino da 420 ml, quello per l'acqua da 240 e durano 1 ora e 50 in pulizia continua. Però proprio per similitudini tecniche proprio e per il prezzo, ovviamente trovate tutti i link in descrizione, adesso si sfideranno ad armi pari e volevo dire a duello. Quindi vediamo chi torna per primo alla base dei 3, 2, 1... Via! Ed eccomi, sono partiti, N8 e Osmo. Attenzione, N8 in vantaggio, no, Osmo ha sprintato, sta pulendo bene. N8 si sta perdendo dietro la sedia. No, bravo, sta pulendo. Osmo è veloce, sì. E dov'è l'N8? Eccolo che sta arrivando. Attenzione, ha urtato una scatola. Osmo ha finito, Osmo è il vincitore. Eh sì, è decisamente più scattante e reattivo rispetto a N8, che però punta sulla meticolosità. In realtà la N8 è anche quello più avanzato dei due. Aumenta di 4 volte l'accuratezza di navigazione e del 50% la distanza di percezione dello spazio. E N8 ha 3 modalità d'aspirazione, l'Osmo solamente 2. Anche l'interfaccia, la UI è più user friendly su N8. E sempre lui supporta anche la stazione autosvuotante, volendo, cosa preclusa a Osmo 920. Quindi io credo che andrò di N8, perché ultimamente sono abbastanza maniaco della pulizia. Insomma, primavera bisogna spazzare. E primavera mi mette anche di buon umore, per questo sto anche portando questo video di, comunque, moddi, se vogliamo. Ecco che vi dico anche, tornando al discorso ovviamente ROM, custom ROM, ogni sviluppatore in genere segue uno specifico device. Può essere che la stessa ROM su un dispositivo piuttosto che un altro presenti delle differenze e che alcune cose su uno funzionino e sull'altro no, e viceversa. Quindi cosa non funziona in questo caso? Il sensore di luminosità, che ogni tanto si smarmella un secondino, niente di grave. Il double tap to wake non funziona quando va in sleep. Le app clonate non ci sono. Il secondo spazio non c'è, non ci sono neanche i super wallpaper. Quest'ultima cosa in genere è riservata ai device un po' più potenti, perché rallentano davvero tanto quella che è l'usabilità. Io però li ho messi lo stesso. mi è bastato scaricare Google Sfondi, installare due APK e il gioco, insomma, è fatto. Vi lascio in descrizione una piccola guida per questa cosa qui, che magari vi è utile. E poi dovete anche sapere che quando vado a installare una custom ROM, in genere ci sono delle cose che si sminchiano. Per esempio safety net, come sapete bene, e i livelli di DRM. Nel mio caso è L3, il livello più basso, quindi i contenuti in streaming non vengono riprodotti in HD. Poi c'è il safety net. In questo caso passa tutti i controlli, quindi vuol dire che Google Pay funziona e le app bancarie funzionano. E perché vi ho portato questo video, però? Per farvi capire la potenza della community e il fatto che Xiaomi non ci pensa ad aggiornare i suoi device. Non c'è problema, ci pensiamo tutti noi insieme. È un peccato, perché da una parte l'azienda potrebbe continuare a supportare dei device che hanno un po' fatto la storia. Comunque questo Redmi Note 7 rimarrà per sempre nei nostri cuori, un po' come rimase nel mio cuoricino Nexus 5 ai suoi tempi. Dall'altro lato, omettendo di fare questo, Xiaomi sicuramente incoraggia a un sano modding per mantenere vivi, con supporto e tutto quanto, e feature, device che non sono più ufficialmente supportati. Quindi andate online, se vi va di fare questo esperimento, magari avete lui come muletto o semplicemente volete provare, andate a cercare una ROM MIUI 13 Android 12 adatta al vostro specifico device e fate una prova di installazione, se sapete qualcosa di modding, altrimenti rischiate il brick. Per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Iscrivetevi, che è gratis, e ci vediamo nella prossima produzione. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. A presto, ciao giovani!